Ciao a tutti ragazzi, qui è Mixam, il vostro povero youtuber di quartiere. E oggi è un video diverso dal solito, perché forse sarà l'inizio di una nuova serie, chi lo sa, che si chiamerà Cooking Sam. E abbiamo con noi un ospite d'eccezione venuto appositamente per questa serie, il visconte Ase. Signori, un applauso a me medesimo. È un grande onore il mio onore l'onore è suo, l'onore è mio essere qui dentro. È bellissimo. Dove sono stati i predecessori, il capitano, soprattutto il capitano e Scala, se fai cioè, qui è dove, qui, lì è dove Scala ha vomitato, no, la domanda allo squirto, nel senso, vabbè. Grandi personaggi sono passati di qua, c'è passato Pipowski anche, quindi mancavo solamente io. Cosa andiamo a fare però? Allora, oggi, visto che noi ormai stiamo prendendo, com'è che si dice? Prendendo parte al mondo del fitness. Bravo. E ci nutriamo solo di pollo e gallette. Esatto, che non sanno niente, probabilmente il cartongesso è più buono. Faremo le gallette, che saranno migliori di quelle di Alex Theory, forse. Allora, ti devo dire. Ah, ok, allora fai ripartire. Quindi, signori, adesso io direi di fare uno schiocco di dita e appariremo con i gambiuli. E guardate il mio outfit alla Sakamoto, è il suo outfit. Io sono bellissimo. Gambiulino rosa. Sono stupendo. Allora, io direi di iniziare a mettere gli ingredienti. Vai, mi faccio. Abbiamo del riso soffiato integrale, perché non l'ho trovato normale. Ma noi siamo sempre fit, quindi l'integrale ci piace. Ma non così però. No. Vabbè, vai, allora, andrà nei bloopers. Come fa a misurare 50 grammi? Allora, questo grammi? È 200 grammi, quindi 50. Vedo che va ad occhio. Come fa a misurare 50? Adesso se non sono 50 grammi, io la pesto. Guarda, cavolo, è tutto per terra. Non si può neanche controllare perché non abbiamo una bilancia. Ma io lo sono. Sì, dai, più o meno. sono 50. Allora, poi 170 ml di latte. E quelle le abbiamo misurate. Che doveva essere di riso, però noi abbiamo latte normale perché siamo poveracci. No, perché noi non abbiamo ancora scoperto come munzere il riso. Certa gente sa farlo, certo. C'è chi no. Poi, ma allora, tipo questo diventa però, tipo una galletta gigante. No, dobbiamo fare noi le mini gallette. Ah, quindi tu praticamente devi fare così e poi dopo le piace. Sì, ci servirebbe il copapasta, però noi non abbiamo il copapasta. Non ci potevamo permettere questo. Non abbiamo mai niente. Poi un cincinino di olio. Un cincinino cosa vorrebbe dire? Cubi. Un cucchiaino. A sentimento? Sì, un cucchiaino. Ma qua sono. Questo è olio di semi, di mais. Servirebbe l'olio d'oliva. Ma noi non abbiamo ancora imparato a mungere le olive. Quindi di conseguenza mungiamo mai. Ma si spremono le olive. Sì, no, lo so che si spremono. Io ho fatto l'agrario, cioè nel senso, so come spremerle. So come mungerle. Le munge? Posso mungerla dopo, no. Nel senso. E poi? E ho detto. Adesso voglio vederla qua. 200 di farina di riso. Allora, aspetta, questo però c'ha, vedi, zucchero, no, farina, posso misurare qui. Può misurarlo lì. 200 di farina di riso. Allora secondo me ci volevano di più di cose di robi qua, quelli lì. Adesso vediamo. Di riso, secondo me. Per non sapere leggere né scrivere. Adesso visconte, lei che c'ha la mano di fatta, deve mischiare. Devo lavarmi le mani. Si vada a lavare le mani. Non le dico che cosa ho fatto con queste mani. No! Nel senso. No! È come avere uno strofinaccio addosso. Sa cos'è uno strofinaccio? Certo. Ah, ok, lo chiamate così anche voi. Cioè noi canovaccio. Torcione in linguaggio. Torcione, ma che in cucina si chiama torcione. Ah, torcione. E devo andare a palpeggiare. Sì, palpi. Rodoloso. Le dirò, questa sensazione l'ho già sentita da altre parti.
il famoso orgasmo culinario. Orgasmo culinario. Lei che è andato a cucinare in Vietnam, quando è andato via, ed è stato via per tre mesi. Un po' di... Adesso è diventato il contrario, è diventato un composto liquido, adesso mi serve più farina. Che io sono stato per mesi in Vietnam. In Vietnam. mi dico. Lei dovrebbe... Vabbè, minchia, mi scolte. Ha un panno carta. Panno subito. Lei deve fare queste cose qua ad occhi chiusi. Ma io voglio mettere a prova l'ospite. Adesso lei mi deve fare un bel corso accelerato di cosa ha imparato a cucinare in Vietnam. E dopo di conseguenza così diventerò anch'io uno chef. E dopo apriremo il nostro ristorante. Apriamo un ristorante, tipo quando diventiamo famosi qua, magari. Esatto. Lo chiamiamo però come lo dobbiamo chiamare? Un nome tra Azelf e Mikisama. Mikisama. Allora, mentre il Visconte sta violentando l'impasto, potrei fare l'impastatrice io. Io ho una teglia con un panno forno. E le insegno una cosa, Visconte, e anche a voi. Dovete piegare un po' così. E in questo lato qua, sì. Così, in modo che ci stia bene qua, e vede che non c'è, non è tutta messa male come... Dove l'hai imparato questo? In Vietnam. Vedete ragazzi che la guerra in realtà è utile. Allora, vediamo, boh, mi sembra a posto, vieni però a fare dei dischetti. Io lo leccherei. No! Come fai a fare dei dischetti? Per me è troppo molle. Allora, qualcuno si deve lavare le mani. Infatti io ho 5 quintali addosso. Visconte, ma racconti al gentil pubblico come ci siamo conosciuti. Allora, come ci siamo conosciuti io e il signor Sass? Allora, io e il signor Sass ci siamo conosciuti proprio qua, in questo luogo, in Terronia del Nord, dove presso una fabbrica che fabbricava antenne. Armi per la guerra. Antenne per le televisioni. E niente, tutto è nato per... Come ci siamo scambiati la prima parola? Non me lo ricordo. Non lo so, perché forse ho visto che c'era uno sfondo di My Academia, quello schifo di My Academia. Allora, qua adesso ti prendo a sberla. Con questa mano. Com'è venuto? È un po' più duro adesso. Come piace a lei? Come piace a me? Ne mettiamo un altro po'? Che dici? È lei l'esperto, io non ho mai fatto le galette di riso. Io sono un'impastatrice. Quindi di conseguenza non so io identificare. Dovrei chiedere a mia mamma. È lei l'esperto. Oh, adesso salutiamo la mamma di Asel, perché ci segue sempre. Ci segue? Sì, credo di sì. A me, io gli ho fatto l'iscrizione al tuo canale, quindi di conseguenza dovrebbe seguire. Quindi ha visto tutti i suoi video compromettenti? Esatto. E dico solamente che ieri sera, non so come, preso da un atto di pazzia, è entrata in camera mia e ha cazzato uno scorreggione della Madonna. E io tipo sono rimasto a bocca aperta, deve essere tipo, mamma, ma dovrei essere io qua. Salutiamo anche il Fref, che doveva essere qua, ma ci ha abbandonato per una donzella. Esatto. Cazzo, bene, Visconte, direi io che... smetto di andare in palestra e mi metto a impastare veramente. Beh, direi che ci siamo, proviamo a fare i dischetti. Sì, hai ragione. Visto proviamo... se avrebbe il coppa pasta, però noi non ce l'abbiamo. Ah, proprio così grande? Beh, facciamo più o meno peggio. Alla cazzo di cane, la mia è più bella. Sentilo. La mia non ci sta. Vuoi un po' di farina di riso? Dovrei avere le mani fatte da farina di riso. Guarda. Perché a te non ti si attacca? Professione, professionalità, maestria nel settore. Sì, a me non vengono, mi si attaccano addosso. È come tipo se fosse Venom. Lasci fare a me, Visconte. Mi vado a pulire la zampa. Vada, che è uno scempio. Guarda. È incredibile. Allora, e ora? Mi stanno mangiando le zanzare. Ma le zanzare non hanno un apparato boccale morbicchioso, hanno tipo una puntura, una siringa. Sai perché la mangiano?
perché è più buono di me. Lo so. E quindi di conseguenza preferiscono te. Infatti guarda che io non sto sentendo niente. Perché non lavarsi funziona. No! Fai vedere in regia. Allora, signori della regia, non so se si vede, ma questa qua sarà buonissima. Vorrei uno zoom qua dopo. È bellissima. Queste sono le guarda che se vengono buone, ci mettiamo lì e facciamo la nostra industria qua. Dove facciamo le antenne? Ah, bene, bene. Business, ragazzi. Spodestiamo quelli delle antenne. Sì, sì, sì. Diciamo, oh, vai via. Tu non hai capito niente. Tu non sai chi sono io. Non sai che io. No, no, no. Aspetta, dobbiamo fare anche una foto per la copertina. Eh beh, certo. Adesso, se mi vuoi seguire, mentre in forno... Seguiamo, seguiamo. Mentre in forno. Seguiamo, signori della regia. Incredibile. Allora, nella ricetta c'era scritto 170 gradi per 20 minuti. Io voglio accelerare i tempi, quindi metto a 200 gradi. Ma... per... qualche minuto, un po' di minuti. Un po', così. A sentimento. Nel frammentre laviamo i piatti. Bravo. Allora, ragazzi. Allora. Passiamo all'assaggio di queste fantastiche gallette. Scelga. Com'è che si chiama il tizio che fa le gallette? Alex Theory. Ci fa Alex un bar. Alex Theory. Sì. Spostati. Ci fa un bar. Mostri, fa un focus alla Thomas Hungry. Vedete? L'odore è di galletta, però, dobbiamo dirlo. Oh, io non so che gallette lei abbia mai mangiato. Io direi di assaggiare un pezzo a crudo. A crudo? Ah, beh, già, perché ci spalmiamo sopra la Nutella. Esatto. Quindi... uno, due, tre. Il sapore è quello, però. Il sapore è quello. È la forma che... lascia desiderare. È la forma, ma secondo me la consistenza. Anche. Però ci siamo di sapore. Io direi di usare il sacro dolce. Il sacro assaporitore. La Nutella. Tarocca. Tarocca. Ecco. Oh, mettine un po' di più. Addio dieta. Lei non è mia dieta, io sì invece. Ah, lei ha dieta. Beh, ma un po' di Nutella non fa mai male. Hai ragione. Bisogna osare nella vita. Comunque vi devo dire. Con la Nutella va giù meglio. Glielo succia. Com'è. Com'è avvezzo. Nel succhiare. No! Gallette. Aspetta, prima salgo la foto. Ti devo dire. OMG! Amazing! Queste valutare sono buonissime. Insomma, Visconte, è soddisfatto? Io faccio un educato, mi serve. Serva, serva. E sarò anche più educato. E lo vuoti anche a me. Esatto. Lo vuoto prima a lei, perché lei è una... è il creatore, è il capo penale. Si gioca e viva la gnocca. E viva la gnocca! Questa gnocca sa da te. Visconte, dica cosa devono fare dopo aver visto il video. Dopo aver visto il video dovete andare nel link in descrizione dove c'è il canale Hazard, cliccarlo, aprire il mio canale, iscrivervi e lasciare tanti like. Provo di iniziare a riportare il video. Iscrivetevi, condividete e mettete like. Bravi. Non vuole. 10 like con tutta la bocca mostazzata. Ci prendiamo le gallette di Alex e poi dopo le ricensiamo. Infatti. Non so quanto costa, dobbiamo prendere quello misto. C'è anche il misto. No, va a prendere quello che volevo mangiarlo io. To, ecco, te la preparo. Guarda, guarda, è un cuoricino. Per voi. Iscrivetevi. La... ne dai una, me ne dai una per farli assaggiare al freddo. Oh. Così stasera dopo ti faccio sentire una recensione.